L'infanzia è il momento degli scherzi, soprattutto se fai parte della famiglia Addams. Wow, è mercoledì! Ma non dimentichiamoci della nostra amica Arcobaleno. Amo il lunedì e Ilà è adorabile! Mercoledì Addams ed Enid sono delle bambine e sembra che stiano di nuovo litigando per qualcosa. Che incontro spiacevole! Non rovinerai la mia ricca aura! Ricorda, sarò io la reginetta della scuola. Solo nei tuoi sogni. Ho comprato nuove custodie per il mio True iPhone, rosa, blu. Oh, non mi ascolti? Sei un pessimo amico. Interveniamo! Ragazze, basta, litigare è incivile. Sono meglio di te. Ma che ti prende? Ti farò vedere io. Qual è il problema? Guarda! Mercoledì pensa di poter vincere. Che cosa significa? Wow! Non capisco. È il concorso delle reginette della scuola. Eccomi qui, siete pronte? Ah, buongiorno signora Hill. È un piacere vederla signora Hill. Volete partecipare ragazze? Certo. Oh, qualcuno è innamorato. E gli Addams? Mercoledì ci sarà di sicuro. Siete così divertenti, devo prepararmi papà. E io che pensavo che la giornata non potesse peggiorare. Andiamo Romeo. Sedetevi, ascoltate attentamente e non interrompete. Perché siete così severi? Benvenuti all'allenamento pre-gara dei papà. Ve lo spiegherò solo una volta. Per prima cosa dobbiamo creare una scatola per le votazioni e preparare dei biscotti. Poi passeremo al terzo passo. Ehi, sto parlando con voi! Guarda qui, fratello, intelligente e bello allo stesso tempo. Ricordiamo loro perché sono qui. Fallo, con piacere. I miei artigli torneranno utili. Le mie orecchie! Abbiate pietà! Funziona sempre, ora non ci ignoreranno più. Sta ancora suonando? Ok, ho capito, cara, dobbiamo occuparci della tua lista, mia futura reginetta. Sono già in vantaggio, allora? Qualche idea? Sì, stavo pensando... Oh, una vecchia scatola di scarpe dovrebbe andare bene, ecco! Cos'è questa spazzatura? È il nostro colore preferito! Non è abbastanza! Vuoi che perda o cosa? Mercoledì Addams non sarà la seconda! Addio cartone polveroso! Qualsiasi cosa ti renda felice! Va bene, cercheremo altre opzioni! Mettiti comoda! Sei pronta? Dobbiamo essere creativi! Ecco tutti i materiali necessari! Facciamo un divertente snip-snip! Non farti male! Oh, niente male! So molte cose sul fai da te, che ne pensi, papà? Tutto qua? Beh, la scatola è diventata allegra, ma ora è il momento di decorarla con qualcosa. La palla caldo aiuterà. Ne metto una goccia sulle palline soffici e le attacco in cima. È una fortuna che ci sia questo simpatico fil di ferro peloso. Ora lo farò sembrare una spirale. Attacchiamone due alla volta, assistente. Fantastico, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sembra un unicorno. Mike? Al buco pensi tu? Nessun problema, papà. Sono preparata. Wow! Piano! Sei soddisfatta ora? È una scatola perfetta per votare. Invidiosi? Molto originale. Ah, che schifo! Oh, dovrò scusarmi per le tue pessime maniere. Oh, non piangere, tesorina. Queste bambine saranno la nostra gioia. Oh no, sono nei guai. Che c'è che non va? Fa male, hai sentito? Da dove vengono questi suoni? I ladri sono qui! Alzati, dov'è Taylor? Non lo so! Svanito, come sempre! Andiamo a cucinare! Ancora quella gara! Finalmente mi sento meglio! Oh oh! Mi sbagliavo, ciao! A quanto pare, cucinare è una cosa divertente! Gnom! Hai degli strumenti strani! Ho già pensato alla ricetta. Lo spartone lì impalato, i biscotti non si cuoceranno da soli. Ok, non ho scelta. Troviamo il primo ingrediente. Spero che l'impasto risulti morbido. Sei fuori di testa, io odio il bianco. Voilà, meravigliosamente setacciata. Tollero solo la farina nera. Sei sicura? Fidati di me. Dammi un uovo di gallina, ti dispiace? Deve essere qui! Sbrigati, partner! L'hai trovato? Il divertimento inizia ora! Mi preparerò in anticipo! Rilassati! La mia vittoria è più importante della tua umiliazione! Qualche progresso, amica?
Mercoledì è impegnata con la sua roba sospetta, ma io preparerò i biscotti più gustosi del mondo e viva! A proposito, nel mio piatto manca un po' di colore. E aggiungerò anche un po' di fragole e banane. Me la cavo bene anche senza papà. Con cautela lo srotolo. Avrò bisogno anche di questa. Guarda e impara. Ma che fai? Un bello stampo in stile Adams. Mm-hmm. Ci ritaglierò dei pipistrelli di pasta. Tetro e elegante. Facciamo anche delle piccole bare e mettiamole in forno. Sì, signorina chef. Oh, cos'è questa puzza? L'amore salverà il mondo. Inforniamo queste bellezze. Ma che stai facendo, Enid? Che schifo! Oh, la mia vista è offuscata. Spero di non svenire. Mi sento esausto. Non mangerò mai più le unghie. Non mi leccherò più le dita. E il tocco finale è questa glassa color rosso. I miei biscottini sono pronti. Quindi abbiamo finito. Batti il 5. Oh, ancora questi convenevoli. Devi ancora pulire tutto. Aspetta, cosa? È di questo che sta parlando. Mikey, sei finito. Quanti piatti sporchi. Santi nomi, perché sono un padre single? Papà, puoi provare i miei biscotti? Il tanto atteso giorno delle votazioni è arrivato. Chi sarà la reginetta? Mercoledì e i suoi sinistri dolcetti neri? O Enid e i suoi raggi di gentilezza commestibili? Lo scopriremo molto presto. Venite a votare! Un voto per Enid pulirà il tuo karma, non ci vorrà molto! Non siate indifferenti, il lato oscuro comanda! No, grazie! Per chi dovrei votare? La scelta è difficile. Oh! Mettilo lì, Ned! Mi stai minacciando? Sto aspettando. È orribile! Oh, che carina! Ciao, vota per me! Mi hai rubato il cuore! Non devi giocare con quelle asce! Mettimi alla prova! È ora di andare! Cos'è stato? Santo cielo! Vuoi un biscottino? L'ho fatto io! Forte! Davvero delizioso! Mangia questa bara, un solo morso! E se ti sorrido, non sono forse molto carina? Che incubo! Enid, vuoi davvero sostenermi? Non mi piace quando le mie amiche sono tristi. Non dimenticherò quello che hai fatto, grazie mille. Sono felice che ti siano piaciuti. Oh, e la glassa è uno sballo mercoledì. Penso che ne mangerò un altro. Finora abbiamo un pareggio, ma il concorso finale potrebbe cambiare tutto. Abbiamo bisogno di due volontari. Chi viene? Sarà mia, Taylor. Voglio aiutare Enid. Scegli me, sono un super papà. Sembrano adolescenti innamorati. Sì, sono stanca. Ok, il concorso si chiamerà Trucca il papà. Farò qualsiasi cosa. Cosa? Cosa? Divertiamoci. In cosa mi sono cacciato? Non è così che avevo programmato questa serata. 3, 2, 1, via! Il papà di Enid è fortunato. Risplenderà di colori brillanti. Ma mercoledì ha ideato un make-up altrettanto impressionante per il suo papà. E ora mettiamo in mascara. Ed enfatizziamo gli zigomi. Non soffri il solletico? Abbiamo bisogno di qualcos'altro. Bingo! Non essere pigro, papà. Fai un bronzetto per me. Il tuo viso è così noioso, lo sistemerò. E il rossetto accattivante completerà il tuo look alla moda. Spaccherai! Tempo scaduto, diamo un'occhiata alla trasformazione dei papà. Ops, i nostri volontari non si divertono. Sì, è impressionante. Non è divertente. Oh, devo controllarmi. Non posso ridere. Sono un disastro. Il restyling ha avuto successo. Chi sarà la reginetta, Enid o mercoledì? Ho le idee chiare su tutto questo. Ti dispiace se la prendo in prestito? Meriti davvero di vincere e perdonami per tutto. È così inaspettato, ma stavo pensando... Posso parlarle un attimo? È lei la vera reginetta della nostra scuola, signora Hill. Resteremo amiche. Sono così orgogliosa di voi due. Ci ha sempre insegnato ad essere gentili. Pace, mercoledì. Pace. Sono adorabili, ma dov'è l'applauso? Aspetti, come signora Hill?
Oh, è stato così carino da parte loro. Come, signora Hill? Sono sposata, guardate qua. Ciao, ciao, wow! Giochiamo con Kissimissi. Enid, prendiamo Monokuma. Ma mercoledì Kissimissi è perfetta. Monokuma è meglio. Per favore, mercoledì. Ok, ma non lamentarti. Urrà! Grazie, amica mia. Non te ne pentirai? Me ne sono già pentita. Aiuto, salvatemi, qualcuno mi aiuti. Ok, è ora di occuparsi di lui. Signore, voglio vedere i vostri padri a scuola subito. Enid, aspetta. È così bavoso. L'ha fatto lei, professor Myers. Non è colpa mia. È successo per caso, lo giuro. Stavamo facendo una lotta con il pollice e ho vinto io. È stato un incontro leale. Poverino. Urrà! Che succede? Ho preso una A. Davvero? Essere felici non è sbagliato. No, non farlo. Era tutto giusto. Sembra che il professore abbia dimenticato che Mercoledì Adams ed Enid Sinclair sono insolite e non si arrendono mai tanto facilmente. Nessuno deve trattare Mano così. Se l'è cercata, professore. La invitiamo a partecipare al nostro esperimento. No, non voglio, mi rifiuto, vi prego, no! No, no, no. Oh, perché è così pesante? Che succede alla mia testa? Perché è così soffice? Sembra che qualcosa sia andato storto. Cosa? Abbiamo sbagliato i calcoli. Oh! La mia testa. Oh! Ah, credo che così sia ancora meglio. Ma avrebbe dovuto trasformarsi completamente. Aiutatemi, alla fine questa. Sono solo un onesto professore. Ragazze, i papà sono qui. Dove sono le nostre piccole principesse? La mia carriera è finita. È tutta colpa tua, traditore. Oh, le mie povere dita. La mia vita è finita. È tutto chiaro, hanno fatto di nuovo i loro esperimenti. Papà, ops. Ragazze, venite con noi. Stavamo solo cercando di ripristinare la giustizia. Il signor Myers se lo meritava comunque. Ragazze, siete in punizione, consegnate i vostri gadget. C'è tutta la mia vita qui. Meglio riflettere sul vostro comportamento. Mercoledì tocca a te, ti sto aspettando. Come vuoi, ma che ne sarà del mio pranzo rituale? Wow, pericolo. Ok, va bene, ecco qui. Ora aspetto anche il resto. Ah, mi conosci troppo bene. Ha un aspetto familiare, sospettosamente familiare. Diamo un'occhiata. Oh, non mi piace. Oh, come vuoi. Oh, oh, oh. Mercoledì, so che non sono tutti. Sono un piccolo trasformatore. Mercoledì, potrebbe almeno lasciarmi il mio cannone. Un cannone? Perché ha un cannone? Mi dispiace, Victoria. Spero di rivederti presto. Questo è tutto. Oh, è il professor Myers. Signor Adams e signor Sinclair, non posso insegnare con questo aspetto. Beh, ci può scommettere, quindi uno di voi dovrà sostituirmi. Oh. Ragazzi, avete esagerato. Finalmente buone notizie. Papà, ti prometto che staremo bene. Esattamente, non c'è da preoccuparsi. Ottimo lavoro. Che ne facciamo delle ribelli? Sinclair, non possiamo lasciarle a casa da sole. Esatto, quindi tu vai a scuola e io rimango a badare alle ragazze. A scuola? Non voglio andare a scuola, ne ho avuto abbastanza l'ultima volta. Ecco il papà di Mercoledì, il signor Adams. Oh. Che tempo terribile! È proprio come ai tempi del liceo. Oh sì, ho dimenticato che ombrello avevo. No, non vado a scuola. Non farlo, non è giusto, no! Mi dispiace, ma non posso farci niente. La mia riluttanza a tornare a scuola è più forte di me. No, non farlo. E io con questa bambola voodoo sono più forte di te. Buona fortuna, signor Sinclair. Ciao, papà, goditi la giornata. Vi prego, non mandatemi lì. Adams, perché mi stai facendo tutto questo? Non preoccuparti, mi occuperò io delle ragazze. Sì, mi ricorderò di tutto questo, Adams. Ecco il suo posto di lavoro, signor Sinclair. Salve, ragazzi. Allora, buongiorno, studenti.
Oggi il vostro insegnante sarà il professor Sinclair e non io. Sono un uomo adulto, posso gestire i bambini. Trattatelo con rispetto. Cosa? Chiamate tutto questo rispetto? Guarda quel mostro che ha fatto alla faccia. Sì, povero fallito. Stanno parlando di me. È così imbarazzante, non riesco a sopportarlo. Ops, ecco fatto, sono ufficialmente finito. Oh, questo sì che è uno spettacolo. Tutta l'accademia dovrà vedere questo. Wow, beh, c'è bisogno di un sostituto. Signor Myers, lasci che l'aiuti, sta bene? Se così si può dire. Non si preoccupi, i suoi studenti sono in buone mani. Oh no! Il professore se n'è andato, giochiamo a baseball. È meglio che esca anche tu, Sinclair. Mary, lancia! Sarà un'impresa ardua, preparati. Ragazzi, sedetevi ai vostri posti, la lezione è iniziata. Oh, trattare con questi studenti sarà più difficile di quanto Sinclair si aspettasse. Rock and roll, mi serve una chitarra, oh sì! Yeah. Facciamola semplice. Beh, sirene, sentiamo la vostra canzone ora. Oh, no! Le mie orecchie, amico, basta, è insopportabile! Così va meglio. Oh, beh, non avrebbe dovuto farlo. Mary, fuoco! Ragazzi, era solo uno scherzo. Niente berretto, yeah. Prendi questo, Sinclair. Proprio il giusto bersaglio. Prendi questo. Che ne pensi ora, Sinclair? Basta, ragazzi! Sei finito! Cos'è questo suono? Oh, no! Stanno bene? Sapete una cosa? Non ho iniziato io questa guerra. Ok. Per prima cosa liberiamoci dal fumo. Non si può respirare qui e neanche vedere. È terribile. Oh, ora va meglio. Dove sono i ragazzi? Si nascondono da qualche parte? È un po' strano. Ehi, genio, vuoi farci uscire da qui? Cosa? Ops, credo di sapere dove sono. Signor Sinclair, non lo faremo mai più. Promettiamo di comportarci bene, ma ci faccia uscire da qui. Sì, ci faccia uscire, artigliere. È meglio se Myers non lo vede. Un attimo, vi farò uscire da lì. Datemi un momento. Ci siamo. Oh, poverino, il secondo. Oh, giù. Che sporco, le ragnatele, odio le ragnatele. Ma guardati. Pensa a te, meschino pulitore. Ragazzi, forse è meglio fare la pace, che ne dite? Pace, te la faccio vedere io la pace. Prenda questo, professore. Sì, e anche questo. Santi artigli, ho bisogno di aiuto, devo chiamare Adams. Forza, rispondi. Si starà rilassando là fuori mentre la mia vita è in bilico. Oh, sembra stia dormendo. Fai silenzio, non svegliarlo. Sì, facciamo con attenzione. Non sono stata io, lo giuro. Vuoi giocare al parrucchiere? Beh, giochiamo. No, lascia stare le mie trecce. Le ho fatte crescere per tanto tempo. Che faccio adesso? Cosa? Oh, ci sono. Voglio dormire. Metterò Enid a letto e poi continueremo. Enid, seguimi. La tua casa è così buia. Ho paura, signor Adams. Può raccontarmi una favola della buonanotte? Ne conosco una, la mia preferita. C'era una volta una bambina che ricevette un nuovo giocattolo. Inizia in modo molto spaventoso. Era notte, la ragazza si svegliò sentendo un terribile ululato agghiacciante. Vide delle enormi zanne affilate proprio davanti alla sua faccia. No, ora ho paura dei mostri. Il suo giocattolo era vivo. Va bene, fai i sogni spaventosi. Conosco questa voce. Vediamo. Oh! Zio Adams, sei vivo? Ti ho mangiato! Schiacco matto. Ma come hai fatto? Sei sempre fortunato. Anni di pratica, amico. Ho vinto di nuovo. Domani faremo una rivincita. Oh, ora devo andare. Ci vediamo. Sono un temibile lupo mannaro. Non fatelo, aiutatemi. Dobbiamo farlo. No, per favore. Pensavi che sarebbe stato più facile, vero, ragazzo con gli artigli? Vedi questa pistola, ci darai tutte a... Ricevuto? Suggerisco di aggiornare un po' i capelli. Oh, sì? No, quello no. Oh! Sinclair, wow! Corri!
Chi è? Un pallido stramboide. Fantastico, un nuovo target. Dobbiamo usare il piano B. Avete mai visto un preside così? Forse posso camuffare questa grande testa in qualche modo? Beh, cerchiamo di trovare qualcosa che distragga. Vediamo, una parrucca? Bonjour, mademoiselle. Non funziona. Forse un cappello? Un po' pacchiano. Un berretto? Sono una specie di sporco gangster? Non esiste. Forse questo? Bamboleiro! Non va bene. Oh, il mio dino è sempre perfetto. Non puoi entrare, che pensi di fare? Sono qui per aiutarti, ma potrebbe essere doloroso. No, abbi pietà, per favore. Stia tranquillo, preside, ma le consiglio di stare fermo. Congratulazioni, non le serve più un cappello da dinosauro. Cosa? Wow! Oh, signor Adams, lei è il mio salvatore, urrà! Sono così felice, lasci che la abbracci. Oh, le sono così, così grato. È stato un piacere. E ora andrò ad insegnare alle vostre figlie. Signor Sinclair! Finit, dammi quel giocattolo. Non è per bambine paurose come te. Mercoledì, ma tu odi il rosa. Qualcuno mi salvi? Un altro incidente, chiamo i vostri papà. Silenzio! Oh, odio il rumore. Le mie orecchie! Confisco Mommy Long Legs. Nessuno di voi l'avrà. È questo il suo posto. Finalmente l'aula è silenziosa e posso godermi il meraviglioso sapore del mio caffè preferito. Oh, il mio stomaco! Vi tengo d'occhio. Ci comporteremo bene. Certo, è l'ora dello scherzo? Facciamolo. Il suo caffè preferito è servito, signor Myers, ma non lo versi. Per fortuna l'insegnante tiene l'aloe in classe. Il suo succo è ottimo per nutrire e idratare la pelle delle mani. Il signor Myers dovrebbe ringraziarci. Insieme queste due ribelli escogiteranno i modi più insoliti per prendere in giro l'insegnante. Questa è la mia schiena. Avete in mente qualcosa? Sembrano diligenti, troppo diligenti. Mi godrò il momento. Oh, il mio caffè! È opera vostra? Oh oh, i miei pantaloni sono incollati. Come farò ora ad affrontare i miei colleghi? Oh, perché c'è dello slime? Oh, non il ritratto! Voi! Sei diventato parte del ritratto. Che ne pensi dell'idratazione alle mani? Voi due bulletti avete giocato abbastanza. Chiamerò i vostri padri nel mio ufficio. Ops. No, questo no. Questo è il papà di Enid, il ricco Sinclair. È passato molto tempo dall'ultima volta che sono andato a scuola. Oh, sto diventando nostalgico. Cosa? Enid è una perdente? Non è vero! Chi può aver scritto questo? Nessun insegnante! Ah ah ah! Farò sapere a tutti chi è il più grande perdente! Ehi, che stai facendo? Niente! Cosa? Gli elfi mi hanno costretto a scriverlo! Fermati, signorina! Ti prego, non portarmi dal preside! Non sono così crudele! Ho un lavoro per te, sei interessata? Che devo fare? Niente di complicato, ascoltami. Quando nessuno ti guarda, attacca questo. Chi è? Sembra che la scuola abbia un nuovo ospite. Il padre di Mercoledì, il signor Adams, conosciuto anche come il pover'uomo. Wow! Oh! C'è un tempo terribile fuori. È proprio come ai tempi del liceo. È da tanto che non ci vediamo. Lasci che le dia una mano. Sei stato convocato anche tu, Sinclair. A quanto pare le nostre figlie vanno d'accordo. Oh, ehi, mano, bella manicure. Nasconditi per ora. Andiamo. Forse le ragazze saranno elogiate per i loro voti. Ah, oh, sono sicuramente nel comitato d'onore. No, sono le principali piantagrane. Non è quello che mi aspettavo. Finalmente siete qui. Per favore, venite nel mio ufficio. Ho intenzione di parlare seriamente con voi. Che significa? Il papà di Enid è così generoso. Mi sbagliavo, è davvero il migliore. Che pasticcio stai combinando? Non sono stata io. Ti aspetta una punizione serissima. Dove stai andando? Che faccia tosta.
Ottimo lavoro! Seguitemi! Sento odore di cattive notizie e mi fido del mio senso da lupo mannaro. Il signor Myers deve soffrire di narcisismo. La mia prozia l'aveva detto. Sì, il preside è anche un perfezionista. Capisco perché è così severo. Potrebbe servirmi più tardi. Sono un po' preoccupato. Sono stato trattenuto, ho dovuto rimproverare gli studenti. Parlavano mezzo tono più in alto del dovuto. C'è qualcosa che non quadra. Sono certo che la scrivania aveva un aspetto diverso. Ditemi cosa manca alla mia scrivania. Non ne abbiamo idea. Sinceramente non abbiamo toccato nulla. È scomparso qualcosa, ma non riesco a capire cosa. Scrivete nei commenti quale oggetto è scomparso. E ora parliamo del comportamento delle vostre figlie. Puzzi di povertà. Sei una tortura per il mio olfatto sensibile. Per fortuna ho con me uno spray antipovertà. Non voglio puzzare come uno snob. Oh no, ecco che arriva l'attacco di moccio. Nascondiamoci. L'ho schivato. Oh già, ho dimenticato che l'ombrello era rotto. Mi dispiace, sono allergico ai brillantini. Oh, grazie, mano, sei gentile. Oh! Ciao! Parla anche? Oh, non di nuovo! A quanto pare la mela cade sempre vicino all'albero. Siete in punizione! Ops! Che colpo di scena! Oh, papà, ci sei anche tu? Che cosa ti hanno fatto? Signor Sinclair, venga alla lavagna. Io? Va bene. Scrivi 1000 volte la frase «Darò il buon esempio a mia figlia». Davvero devo farlo? E io posso lavorare alla mia invenzione. Comportatevi bene. Io nel frattempo penserò a una nuova punizione. Non disturbatemi. Andrà tutto bene. È tutto sotto controllo, tesoro. Ho bisogno di un suggerimento. La soluzione è sul tavolo. Grazie, ho capito. Bene, non resta che capire come neutralizzarli. Ho sicuramente qualcosa di utile con me. Questo no, questo neanche, questo non serve a niente. Questo a che serviva? Oh, l'ho trovato, proprio quello che serve. Ora se li indosserà non vedrà nulla. Quindi non perderò tempo, sarà sufficiente. Ho finito. Cosa? Tutto qui? Stavo facendo un sogno così bello. Ho fatto come ha chiesto. Non vedo nulla. Strano, perché non riesco ad aprire gli occhiali? Vi avevo detto che avrebbe funzionato. Oh! Stavi pensando di potermi ingannare? È stato solo un malinteso. Forse possiamo trovare un accordo. Non accetto, bustarelle. Oh, le mie povere orecchie. Ma che cavolo! Dovrò rifare tutto da capo. Beh, ho capito, ho capito. Ora sì che è sicuro. Il teletrasporto è pronto, è ora di andarsene. Finalmente, Enid, sei con noi. Wow, dove andiamo? Lontano da qui. Mettete le mani sul pulsante per farlo funzionare. Voglio andare alle Hawaii. Ma dove siamo? Ho un brutto presentimento. Interessante. Siamo in prigione. Nuovi compagni? Facciamogli vedere chi comanda. Ehi, sfigati! Sbrigati a sistemare le cose! Oh, mi stavo quasi spaventando! Oh, fratello, siamo liberi! Ma cos'è questo posto? F, vi meritate una F! E ora seduti! Sì, signore! È molto peggio del direttore! Come faremo ad uscire da qui? Siamo bloccati qui per sempre! Dove ho sbagliato stavolta? Sono senza speranza. Credo di aver risolto il problema. Per favore, basta! Siamo tornati in cella, che bello! Qui è molto meglio. Siamo tornati a scuola. Il preside non c'è e sono le 7 di sera. Oh, siamo liberi!
Vado a controllare una cosa. La porta è chiusa. Questo significa solo che il signor Myers è andato a casa e ci ha lasciato qui. Ma anche se è notte, per la ricca famiglia Sinclair e la povera famiglia Adams c'è una sorpresa. La scuola è vuota, è l'occasione perfetta per me. Qualcuno sta tramando qualcosa. È chiusa a chiave. Hai paura che qualcuno rubi i pennarelli? Oh, so cosa fare. Queste unghie vanno bene per tutte le occasioni. E se fossero dei ladri, bisogna stare attenti. Fatto, meglio non fare rumore. E la scuola è ancora più inquietante di notte. Io guarderò per un po', proprio come mi ha insegnato papà. Perfetto, tutti i poster sono appesi. Forse riuscirò ad ottenere un pagamento extra. Chi c'è? Sei in trappola, ladro. Oh, non toccarmi! Dove pensi di scappare? Stanno torturando qualcuno? Lasciami andare, per favore! Che sta succedendo? Ci siamo persi molte cose mentre dormivamo. Dove vai? Non si può scappare dal destino. Inid è la migliore. Mamma, ho paura! Mercoledì, aspetta, credo di sapere chi è. Oh, c'è stato un piccolo malinteso. Lasciala andare. Mi salvi, signor Sinclair! Oh, non mi piacciono questi poster. Non piacciono neanche a me. Non guardatemi così, mi fate paura. Oh, un suggerimento su come risolvere il problema. Psst, vuoi fare quello che ti chiedo? Sì, se mi paghi in anticipo. Nessun problema. Oh, oh, farà del mio meglio. Il caffè è l'unica cosa che al mattino non mi irrita. Mercoledì e Inid sono le migliori!